Cari colleghi, buongiorno a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Allora, oggi è sabato 8 luglio, sì, se non mi sbaglio, e ieri durante la posa delle reti dopo la pulizia ho notato nella famiglia 4 che non c'era covata in nessuno stadio, però non ho sentito ventilare. Oggi, ovvero il giorno dopo, voglio andare più nel dettaglio a scoprire qual è il problema, perché qua secondo me c'è un problema. La cosa che sospetto è che la regina sia venuta a mancare e adesso ce n'è una vergine qua, però ancora non lo so. Adesso faccio passare tutti i telaini e insieme andremo a tirare un po' le conclusioni. Allora, la famiglia comunque è piccola perché questa è stata il mio starter, perciò non mi aspetto di trovare una popolazione esagerata. Infatti qua abbiamo nettare e sicuramente non c'è nient'altro, sono proprio sicuro. Parto da questo telaino ad andare un po' a vedere quale potrebbe essere il problema. Devo aguzzare un po' la vista per vedere se trovo una vergine. Ok, qua vedo una cella reale che, guardate qua, non avevo visto prima, e questa qua sembra da orfanità. Deve essere successo qualcosa alla regina, vedete qua. Allora, sembra essersi aperta bene, sembra almeno, perché qua vedo il tappo, qui dopo vedo che c'è anche un buco di lato, ma perché forse magari hanno iniziato a smantellarla, questo non lo so, do un'occhiata comunque perché non sento ventilare e al soffio rispondono bene, perché se sono orfane ho notato che se soffi o gli butti sopra un po' di fumo anche sopra i telaini così iniziano a ventilare e non la smettono più, perciò diciamo al soffio rispondono normali. L'unica mia preoccupazione è che la regina non sia una bella regina e perciò ne va un po' di tutta la famiglia. Covata fresca non ne vedo ed è strano non vederla, perché vuol dire che questa situazione qua c'era da un po', magari è nata una regina, non era bella, magari è nata un'altra in sostituzione di quella. Potrebbe essere la cosa. Qua darò solo un'occhiata a vedere se vedo una vergine. È un po' dura la cosa, perché qua le api diciamo che sono sparpagliate su un po' troppi telaini e dovrei anche iniziare a restringere, però voglio un po' aspettare. Facile anche che se sia una vergine con sto tempo qua è andata a farsi un bel volo, perciò non la vedo. Non so cosa possa essere successo alla regina, che è chiamata, dubito proprio, o magari mi è saltata qualche cella che non ho visto ed è sciamata. Allora qua, eccola qui, vista. Ok, oh sì, verginissima, e anzi questa adesso ve la faccio vedere, ma la rimetto subito giù nel telaino, perché questa qua è facile che mi voli via. Non so se la vedete, questa qua, questa vergine qua. Buon, rimetto tutto a posto. E deve essere nata proprio da pochissimo.
Allora, c'è da dire, se questa famiglia non mi avesse fatto da starter, oserei dire che era nata una regina in sostituzione dell'originale, era morta e dopo ne era nata un'altra. Oppure sciamata. Però, sapendo che questa famiglia mi ha fatto da starter, perciò era molto molto debole alla fine, perché la famiglia l'avevo stretta su due o tre telaini, non mi ricordo, e praticamente li avevo lasciati tutti vuoti. La regina aveva praticamente smesso di deporre, ho rallentato tantissimo la deposizione, dopo l'ho allargata tantissimo perché gli ho ridato tutti i telaini vuoti che erano lì a farmi da starter. E tanto qua chiudo che magari mi vola via la regina nuova. E niente, comunque dicevo, avevo indebolito parecchio questa famiglia e perciò sicuramente non è sciamata. È capitato qualcosa alla regina, sicuro. E perciò questa qui o è la seconda che è nata dopo la prima. Però, siccome io conoscevo la situazione della covata, perché ce n'è davvero troppo troppo poca, ce n'è solo una, avete visto, una piccola rosa, vabbè che mi sono fermato al terzo, non ho continuato, però ho visto la regina vergine, ho capito cos'è, appena si è farfallata, credo proprio, perciò ho capito la situazione. Visto troppo poca covata, è congrua alla situazione che ipotizzo, perché altrimenti dalla situazione di covata doveva essere che mancava davvero un bel po' la regina, non solo che era morta quella feconda, che tra l'altro era nel 2021, non che era morta la seconda, ne era nata una e dopo era morta anche quella, è nata un'altra, ma siccome aveva fatto da starter, appunto c'era poca poca covata, questo lo so. Niente, dai, abbiamo appurato la situazione, fortunatamente nulla di grave, nulla di grave. Succede, succede. Almeno mi si è cambiata la regina, dai, sicuramente è meglio l'anno prossimo, difatti le 2021 avranno sul groppone un po' di anni e credo proprio di aspettarmi una produzione un po' limitata. Vediamo se molti le stanno sostituendo adesso. E basta, dai. Va bene. Abbiamo scoperto qual era stato il problema, regina è venuta a mancare. Sono un po' sollevato che non sia nulla di grave. Scoccia un po' perché poverina, dovrò rivedere un po' le cose e stare attento al suo sviluppo. Perché comunque siamo a luglio. Cari colleghi, una bella iscrizione è sempre gradita, commenti per qualsiasi cosa, lasciate un bel like se vi è piaciuto e noi ci vediamo alla prossima. Ciao ciao!